Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video e benvenuti a Palermo. È la prima volta che visito questa splendida città siciliana. Conosco la Sicilia ma non ho mai visitato Palermo e non posso essere più contenta di visitarla in questo periodo dell'anno, ad agosto, quando è piena di turisti, è piena di vita, si muore di caldo, però comunque c'è un'energia bellissima. Sono appena arrivata, oggi siamo partiti alle 5 di mattina da Reggio Calabria e ci abbiamo messo un 4-5 ore. Siamo arrivati, abbiamo lasciato la macchina, siamo arrivati in questo bed and breakfast che adesso vi faccio vedere e siamo andati a fare la spesa. Mi trovo qui con i miei genitori per festeggiare il compleanno di mio padre e mi fermerò qua 3 giorni e come ogni vlog che si rispetti su questo canale vi mostrerò quello che faccio e soprattutto quello che mangio e come mi organizzo appunto quando viaggio o quando vado in una nuova città. Come già vi ho accennato in qualche altro travel vlog, la prima cosa che faccio appena arrivo in una nuova città e mi stabilisco appunto in un albergo, in un bed and breakfast come in questo caso, è quello di andare a fare la spesa, perché non solo mi conviene a livello economico ma anche perché avendo alcune intolleranze alimentari e nonostante abbia comunque la possibilità di mangiare fuori mi assicuro sempre di avere qualcosa a casa in modo tale che se non riuscissi a trovare proprio niente posso comunque organizzarmi, tornare a casa e mettere qualcosa dentro la pancia. E dal momento che non sempre sono fortunata e riesco a trovare un appartamento al prezzo che voglio con anche la cucina inclusa, di solito tendo a comprare al supermercato cose che non si devono cucinare, quindi opto sempre per grande insalatone, comprando legumi, avocado, cose che comunque mi saziano ma che non debbano essere cotte. Quindi o compro riso, pasta, precotti, che però non sono un granché, oppure appunto opto per grandi insalatone. Quindi magari il pranzo lo faccio fuori andando in giro e poi la cena invece la faccio a casa e mi faccio questa grande insalatona che mi sazia ma mi tiene comunque leggera. Faccio un po' un tour del posto dove stiamo. Praticamente qua siamo stati fortunati da avere appunto una cucina tutta incorporata. Non notate il casino ma mi stavo appunto preparando il pranzo, anzi il secondo pranzo. Abbiamo appunto qui la zona cucina con il frigo, il piano cottura e il tavolo. E poi qua abbiamo il letto, vabbè, dei miei genitori e la mia brandina. Niente di che. Però è bellissimo semplicemente perché è al terzo piano e si affaccia sulla bellissima Palermo. Ci sono tutti i tetti e tutti gli strati di Palermo, che è stata dominata da mille culture diverse ed è semplicemente adorabile. Io ho già fatto colazione e pranzo in macchina, ma siccome sono le 3 e mi è rivenuta fame naturalmente, sto aspettando i miei per fare un secondo pranzo e poi andare a esplorare la città. Allora, mi sono appena preparata una bella insalatona con finocchi, cetrioli, pomodori piccadilli, barbabietole e mezzo avocado siciliano, che ha tutto un altro sapore rispetto agli avocado comprati di solito a Roma o da altre parti d'Italia. È veramente eccezionale. Probabilmente aggiungerò anche delle lenticchie e aspetterò i miei genitori per mangiare. Trovandomi in un bed and breakfast ho la colazione inclusa e vediamo se riesco a trovare qualcosa da mangiare. Sicuramente ci sarà del latte con del caffè e della frutta, quindi opterò per quello. E se riesco a trovare qualcos'altro, ancora meglio. Per il momento il tempo non è dei migliori, è un po' nuvoloso, speriamo che regga in questo modo. Ma comunque oggi abbiamo in piano un sacco di cose. Sicuramente stasera, dal momento che è il compleanno di mio padre, andremo a mangiare da qualche parte. E sinceramente non vedo l'ora di andare a scoprire questa splendida, splendida città. Allora, piccolo aggiornamento, sono scesa giù a ispezionare il territorio, a vedere se c'era qualcosa da mangiare, ma a quanto pare per loro l'unica idea di frutta o senza glutine è la marmellata. E quindi sono salita su a prepararmi qualcosa di mangiare. La signora, la proprietaria, è stata abbastanza gentile da permettermi di portare le mie cose giù. E quindi, siccome in frigo avevo un po' di frutta che mi ero portata per il viaggio e che poi ieri non ho finito, mi sono preparata appunto un bel piattone di frutta. Ecco qui, qui abbiamo una mela, 2 pesche e 3 fichi. In modo tale da tenermi sazia abbastanza per un po' di tempo e avere comunque una colazione decente. E poi prenderò il caffè insieme al latte di soia che ho comprato ieri.
Quindi praticamente ho chiesto appunto alla signora, come già detto, se potevo portarmi anche le mie bevande, e quindi mi farò riscaldare un po' di latte di soia e mi farò un cappuccino. Questa dimostrazione di come comunque ti può andare bene come ti può andare male. Ti può andare bene e trovare tutto quello di cui hai bisogno come ti può andare male, ma l'importante è appunto essere preparati ed essere un po' flessibili, accettare comunque la situazione e sapere che comunque non si morirà di fame, c'è sempre una soluzione, non ci vuole niente ad andare al bar a trovare qualcosa, andare al supermercato, comprare un po' di frutto, oppure se si è fortunati prepararsi qualcosa con quello che già si ha. Se per esempio non avessi avuto questa frutta, avevo comprato comunque ieri l'avocado, avevo le gallette di riso e mi sarei fatta appunto un po' di gallette di riso con l'avocado schiacciato e il limone, tutto qua. Ieri sera abbiamo mangiato benissimo, siamo andati a mangiare da Il Mirto e La Rosa, un localino che ho trovato per caso su TripAdvisor perché mio padre voleva mangiare i tanto famosi spaghetti alle sarde, ossia gli spaghetti con le alici, l'uvetta passa e il finocchietto, e avevo cercato appunto un posto che garantisse anche opzioni senza glutine e ci siamo trovati veramente benissimo perché il personale è stato super disponibile e io volevo tanto mangiare il famoso couscous di verdure, quello tipico palermitano, però purtroppo non avevano il couscous senza glutine e sono stati così gentili da farmi appunto il riso usando lo stesso sugo e le stesse verdure appunto del couscous. Non era proprio la stessa cosa, ma era comunque eccezionale. Mi hanno anche portato il pane senza glutine e ho fatto praticamente il bis della zuppa di verdure. Era buonissimo e quindi se passate per Palermo ve lo consiglio assolutamente. E adesso è un nuovo giorno, oggi sono super felice perché andremo a vedere l'orto botanico che tantissime di voi mi hanno consigliato di andare a vedere e voi sapete quanto io ami gli orti botanici. Ho appena fatto colazione e come avete potuto vedere dalle poche clip che sono riuscita a filmare, praticamente mi porto giù, come ho già detto, la mia frutta. La signora del bed and breakfast è stata così carina da offrirsi tutte le mattine di farmi il cappuccino di soia, basta appunto che io gli porto il mio latte, e quindi per il momento Palermo mi sta veramente stupendo. E una cosa che vi voglio far vedere è che nonostante le opzioni ci siano, mi assicuro sempre di portare qualche snack nello zaino o nella borsa quando viaggio. In questo caso quello più leggero e comodo e saziante è appunto la frutta secca, quindi mi assicuro sempre di avere un sacchetto con anacardi, noci, mandorle che tengo sempre dentro lo zaino in caso di emergenze e necessità. Mamma mia, sono lucidissima. Comunque oggi è stata una splendida giornata, ma un po' sfortunata in termini di cibo. Allora, la storia è che stamattina abbiamo deciso di andare a Monreale, un paese bellissimo vicino a Palermo, e quindi prima abbiamo fatto lo splendido orto botanico e poi abbiamo preso il pullman per andare a Monreale, e da lì sono iniziate tutte le peripezie, perché praticamente siamo arrivati là verso mezzogiorno e pensavamo di prendere il pullman per tornare a casa, cioè a Palermo, verso le 2:30. Il problema è che la cattedrale che volevamo vedere era chiusa fino alle 2:30 e quindi abbiamo dovuto aspettare per il pullman delle 4. Fatto sta che quindi ci dovevamo fermare per pranzo e siccome non avevamo ancora voglia di qualcosa di salato, ci siamo presi una granita in un posto che avevo visto appunto su TripAdvisor e che diceva che faceva la granita più buona del paese. Il problema è che quando siamo arrivati a questo locale il bar aveva cambiato gestione e quindi la granita era terribile e sapeva di sciroppo. E poi siamo andati a vedere la chiesa, è andato tutto benissimo. Si sono fatte le 3:30, 4 e stando solo con una granita appunto avevo abbastanza fame.
Dopodiché, vabbè, ci siamo presi una fetta d'anguria giusto per spezzare la fame. E poi siamo tornati a Palermo verso le 5. A quel punto ho detto: non mi interessa, io voglio pranzare e voglio andare a Freschette, che è un posto che voi mi avete consigliato, che è bellissimo e fanno anche appunto cucina senza glutine e vegetariana o vegana. Siamo andati là e purtroppo, essendo le 5 del pomeriggio, non c'era più il menù del pranzo. E quindi niente, siamo andati in un altro posto che ci ha rimandato via appunto perché non c'era più il menù del pranzo. E alla fine mi sono preparata un'insalatona gigante per pranzo o per un pre-cena, almeno per spezzare l'appetito, che stavo veramente morendo di fame, mi stavo mangiando il legno delle porte. Però non so se notate qualcosa di diverso su di me, infatti mi sono fermata in un negozietto in via Vittorio Emanuele, se non sbaglio, che si chiama Nanà Aristova, che è un negozietto bellissimo che fa tutti vestitini e bigiotteria, gioielli in argento 925 con fibre naturali. E ho deciso di comprare questa splendida, splendida collanina che adoro e che è realizzata, mi spiegava appunto la negoziante, con una tecnica particolare indonesiana chiamata di armadillo. Consiste nell'incollare tutti questi cerchietti, tutte queste perline, uno a uno con una colla particolare ricavata da una pianta esotica. Io sono rimasta affascinata dalla storia, la collana già mi piaceva di per sé, quindi non ho resistito e mi sono fatta questo piccolo regalino di un'azienda che comunque supporto tantissimo, amo quello che fa, amo i loro prodotti e vi lascio qua sotto appunto la pagina Instagram e non so che altro hanno, però nella loro pagina e nel loro sito ci sta il video con tutta la procedura di come realizzano questi gioielli. Sono bellissimi, voi sapete quanto io amo sostenere gli artigiani italiani, le piccole aziende, tutte queste cose qua che fanno cose fatte a mano utilizzando nuovi materiali eccetera eccetera, ormai lo sapete, vi faccio una testa tanta con queste cose. E quindi niente, non sono sponsorizzata naturalmente per dire tutto questo, ho trovato per caso il negozietto e mi sono fatta questo splendido regalo. Era da tanto che cercavo una collanina del genere e comprarla appunto che mi piace e supportare poi una piccola designer, appunto una piccola azienda che fa queste cose splendide, peraltro italiana e siciliana, mi rende super felice. Ultimo giorno qui a Palermo, sono tristissima di lasciare questa città, soprattutto perché oggi la giornata è splendida. Non è di sicuro il posto migliore dove concludere un video. Comunque sono passati 3 giorni da quando sono rientrata a Palermo e sono successe molte molte cose in questi 3 giorni ed è per questo che non ho avuto proprio né la voglia né il tempo e né la forza, diciamo, di prendere la telecamera in mano e concludere appunto il video di Palermo. Parlando un attimo della città e dell'esperienza, è stata un'esperienza bellissima. Palermo mi è veramente piaciuta e abbiamo mangiato benissimo, come avete potuto vedere abbiamo mangiato spesso a casa, però quelle poche volte che siamo andati a mangiare fuori abbiamo mangiato veramente bene. Mi aspettavo meglio sui dolci, veramente, si mangiano meglio qua in Calabria, posso dirlo, oppure nella zona di Catania, però veramente a livello di salato e di primi, secondi, viva la Sicilia, perché tutte le volte mi sorprende. Comunque, parlando degli aggiornamenti, di aggiornamenti molto molto importanti, ce ne sono due che giustificano appunto il motivo per cui sono stata assente in questi giorni, sia qui che su Instagram. Prima cosa, ho rotto il cellulare, cioè praticamente nel viaggio di ritorno in macchina ho poggiato per sbaglio il cellulare male, ha battuto contro una cosetta di metallo della borsa e si è completamente distrutto, quindi ho lo schermo completamente rovinato, e il che mi dà un fastidio incredibile perché io odio avere anche un singolo graffietto, quindi potete immaginare quando vedo quel telefono tutte le volte faccio tipo ah, perché vabbè. E quindi questa è una cosa che mi ha, non, cioè non è niente di importante, però comunque è stata
uno deve spendere altri soldi per una cosa che succede, per una cosa, per una sfiga, per una piccolezza stupida, vabbè. E poi la grande, grande novità è che da settembre la mia vita cambierà radicalmente, cioè praticamente oggi è 27 agosto, quindi manca poco e io il 15 settembre andrò a Londra e starò lì per 12 mesi a studiare. E quindi sì ragazzi, sta succedendo, sto per andare a Londra per un anno intero, vivrò appunto proprio nella città di Londra, il che è fantastico. E sono veramente, ancora devo metabolizzare tutto, sono incredula, sono naturalmente spaventata perché sarà tutto nuovo, casa nuova, lingua nuova. Però sono anche super eccitata e so che questa esperienza mi cambierà del tutto. Quindi niente, questo è solo un assaggino di quello che vi devo raccontare. Vi racconterò tutto meglio appunto in un altro video, in una specie di life update probabilmente. E quindi ci saranno molti video appunto sul trasloco, ci saranno molti video organizzazione appunto, e parlerò un pochino anche del minimalismo e di come portare solamente l'essenziale, anche perché avrò solo una valigia da imbarcare quando andrò là. Quella valigia deve contenere praticamente tutta la mia vita. E quindi niente ragazzi, mi sembra che dico quindi niente fin troppe volte nei miei video. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se vi piacciono i miei video e volete continuare a vederli, mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Come già detto, ci saranno molti altri nuovi video, sia organizzazione, sia back to school, sia what I eat in a day, eccetera eccetera. E detto questo, io vi mando un bacio enorme e ci vediamo prestissimissimo con un nuovo video. Ciao ciao.